L'Emilia-Romagna, terra di materie prime delle più fini, direbbe Pellegrino Artusi, ed effettivamente avrebbe ragione. Venire in questa regione è una continua scoperta tra le storie di produttori che ogni giorno, con passione e dedizione, producono prodotti di gran qualità certificati. Per parlare del mondo dei salumi, che subito ci fa venire in mente quell'animo conviviale e allegro degli emiliano-romagnoli, abbiamo deciso di preparare un buon e caldo accompagnamento, la piadina fatta a mano da una marietta comunità Slow Food che ben si presta ad esaltare l'aromaticità dei salumi della regione. Andiamo a vedere come si fa. Sono Verdiana, sono una marietta di Forlimpopoli e oggi facciamo la piadina insieme. Per fare la piadina ci vuole 500 g di farina e la mettiamo qui, facciamo il cratere, lo apriamo bene, dopodiché mettiamo 70 g di strutto di mora romagnola, è una razza suina autoctona, è un presidio Slow Food, quindi prendiamo lo strutto e lo versiamo al centro del nostro cratere di farina. Dopodiché aggiungiamo 8-10 g di sale di dolce di cervia, anche questo presidio Slow Food. E poi mettiamo un 3-4 g di bicarbonato. Ecco qua. Per impastare usiamo dell'acqua tiepida. Adesso ne versiamo un po' e andiamo a lavorare piano piano. Ogni famiglia ha la sua ricetta della piadina, perché in ogni casa si fa a modo loro. C'è chi ci mette il miele, c'è chi ci mette che impasta col latte, c'è chi ci mette anche addirittura le uova. La piadina era il pane dei poveri e fa riferimento addirittura alla pasta matta di Pellegrino Artusi, la ricetta numero 153. E la piadina cambia, cioè da famiglia a famiglia, ma anche da zona a zona, perché ad esempio se voi andate dalle parti di Rimini, la piadina è molto più grassa, nel senso che ci mettono molto più strutto ed è molto più sottile. E invece se andate verso Imola è più grossa, perché appunto loro la fanno un po' più grossa della nostra. Però è sempre l'ideale per mangiarci i nostri salumi eccellenti e anche lo squacquerone di Romagna, naturalmente, non solo i salumi. Non la lavoriamo moltissimo, però l'importante è amalgamare tutta la farina. Ecco qua. Vediamo un po' di tenere sempre il tagliere pulito, perché altrimenti si attacca tutto. Mi sa che ci siamo. Il nostro panetto è pronto, vedete? Adesso lo lasciamo riposare un attimino solo, lì, e lo copriamo e lo lasciamo riposare. Per parlare di tutte le storie affascinanti che si nascondono dietro i salumi della nostra regione non basterebbe il tempo a disposizione. Abbiamo deciso di raccontarvi la storia del culatello di Zibello D.O.P., un prodotto considerato re della norcineria, di gran pregio per la sua modalità di preparazione e per la qualità della materia prima. Oltre a essere un prodotto a denominazione di origine protetta, può essere anche catalogato come presidio Slow Food. La sua classica forma pera lo rende immediatamente riconoscibile, e questo è dovuto dalle rifilature fatte a mano dal norcino durante i mesi freddi, da ottobre a febbraio. Ma è proprio l'ecosistema del suo territorio di produzione, ovvero la Bassa Parmense, il territorio a nord della città di Parma dove scorre il fiume Po e dove si trova un microclima molto umido, che rende possibile la stagionatura in cantina, quindi dal freddo invernale all'afa estiva per minimo 10 mesi. Il culatello si può ottenere anche da una razza autoctona del territorio di Parma, che stava per andare perduta, il suino nero di Parma, recuperato grazie al sistema della regione Emilia-Romagna, che in sinergia con produttori, allevatori e ricercatori ha fatto sì che si tutelasse questo territorio e quindi i suoi prodotti. Dopo che avrà riposato una mezz'oretta, andiamo a fare le palline. Di solito il peso di una piadina è sui 100-120 grammi. Adesso noi andiamo un po' a occhio.
una. Ok, abbiamo fatto le nostre palline e adesso andiamo a tirarle. Tiriamo la nostra piadina, cerchiamo di farla il più tonda possibile. Ok, adesso andiamo a cuocerla. Per cuocerla abbiamo la teglia di Montetiffi. È una teglia particolare fatta di un'argilla rossa mescolata ad altri tipi di argilla che permettono un'espansione del calore omogenea e permette appunto la cottura omogenea della piadina. Questo è, da noi si chiama Egarnadel, era fatto per pulire il testo. Mi ricordo ancora la mia nonna che quando metteva il testo nel camino lo puliva sempre con questo qui. Allora adesso andiamo a mettere la nostra piadina nel testo. Deve essere ben caldo, la foriamo perché sennò fa le bolle, come si dice, e la lasciamo cuocere piano piano. Intanto possiamo tirare un'altra piadina. Adesso abbiamo raggiunto il punto giusto di cottura. La teglia è bella calda e quindi cuoce uniformemente. Ormai ci siamo. Ecco qua, anche questa è cotta. Eccoci qua, possiamo tagliare le nostre piadine che sono ancora calde e le farciamo con i salumi piacentini. Abbiamo della pancetta piacentina, il cullatello di Zibello, una coppa piacentina e il prosciutto di Parma. Andiamo a tagliare la nostra piadina. Facciamo la nostra piadina, anche perché sulla piadina calda la pancetta si scioglie ed è una prelibatezza, veramente una libidine. Adesso la mettiamo così, doppia, e poi andiamo a tagliarla a spicchi. Di solito la serviamo così. Allora, adesso proseguiamo. Questa qui la facciamo con il culatello di Zibello. Ecco qua, abbondante, perché tanto scarseggiare non ha senso. E andiamo a fare i nostri spicchi. E l'ultima la farciamo metà con la coppa e metà col prosciutto. Ecco qua. Buon appetito con la piadina romagnola e i salumi piacentini e di Parma. In questo piatto la fanno da padrona gli aromi, sia intensi che persistenti, soprattutto dei salumi e sicuramente anche la parte grassa dei salumi stessi. Quando si parla di salumi emiliani non si può che non abbinarli a uno dei vini più rappresentativi dell'Emilia, il Lambrusco. Il Lambrusco è il vino frezzante più esportato al mondo, è il vino che si estende tra la zona di Piacenza, Reggio Emilia e Modena. E lo abbiniamo ai salumi perché? Perché con la sua bolla riesce a ripulirci molto molto bene il palato e i suoi aromi accompagnano perfettamente gli aromi dei salumi. Inoltre il Lambrusco ha come caratteristica che è un vino rosso che va bevuto fresco. Con questa bella bollicina briosa è un'ottima compagnia nelle merende a base di piadina e salumi in estate.
prosciutto di Parma, pancetta piacentina, coppa piacentina sono soltanto tre dei salumi del territorio di Parma e Piacenza, ma allargandoci su tutta la regione l'elenco è molto più ricco. Il salame piacentino, la coppa di Parma, il salame di Felino e poi il prosciutto di Modena, altro prosciutto della nostra regione di grandissima qualità e prodotto nei territori collinari di Modena e Reggio Emilia. La mortadella Bologna, regina della salumeria, conosciuta anche solo con il nome della sua città, Bologna, ma anche il cotechino e lo zampone di Modena. Insomma, in qualsiasi territorio ci si trova, l'arte della norcineria non potrà che accompagnarvi in questa regione che ha la cultura per il gusto.